Amici di Pezzi Idea, quest'oggi, beh, che dire, video particolare, sì, vi faccio vedere. Bene, ho ricevuto da parte di Teaser le nostre nuove magliette, sia del blog che del sito e tutto quanto, quindi, beh, andiamo ad indossare. E qual è il miglior modo per indossarle se non un trucco di magia? Scopriamolo insieme. Preview. Prima maglietta. Che ne dite? Non è male. Questo è il logo per quando andiamo a provare i ristoranti, con scritto assaggiato e la mia faccia che mangia un hamburger. Beh, che altro se no. Bene, andiamo a vedere la prossima. Eccola qui, la maglia del podcast. Mettiamo. Oh, questa mi piace di più, con il microfono e il nostro logo. Insomma, per quando fa le dirette o quando intervista qualcuno. Beh sì, devo dire che anche questa mi piace molto, ma andiamo alle mie due preferite. Le vado a prendere subito. Questa, quella col manifesto del nostro blog, mettiamola. Eccola. Molto bella, in questa tinta che praticamente rappresenta l'immagine che è di là, di fianco del nostro blog. Veramente bella, comoda, sì. La stampa non dà fastidio perché è una stampa ben fatta direttamente sul tessuto. E considerate che queste qui sono XL. Quindi diciamo che non calzano tantissimo, soprattutto magari dopo il primo lavaggio, non si dovrebbero restringere, poi vi farò vedere uno specifico, sono fruit of the loom, ma comunque, adesso poi vi spiego tutto. Andiamo a prendere l'ultima, quella che io preferisco e adoro. Oh, eccola qua. L'andiamo a mettere? Beh, che dire, questa è la più bella, con il logo del blog. Insomma, innanzitutto voglio ringraziare Samia che ha ideato un nuovo logo del blog e mi ha aiutato a realizzare altre, ma soprattutto ringrazio i ragazzi di Teaser Up per le magliette, sono veramente belle, ma adesso ve le faccio vedere un po' più da vicino e in tutte le loro particolarità. Sì, perché va bene che va bene, ma le maglie vanno viste la qualità del tessuto e quindi, beh, da vicino, così le potete ammirare in tutta la loro bellezza. E vi ricordo che se le volete acquistare, sul link, i link li trovate sul blog, quindi andate ad acquistare, sono carine, io non ci guadagno niente, lo faccio solo per voi e solo per appartenere a una comunità e perché mi piace la qualità. Veramente ve le consiglio, non perché abbiamo una collaborazione con Teaser Up, ma proprio perché le considero veramente ben fatte e sono veramente interessanti. E considerate che su Teaser Up potete fare le vostre magliette e pubblicarle nella community. Quindi fateci un salto e vi prego, diffondete Bytes Idea attraverso il nostro merchandising. Ecco qua, questa qui è quella con il logo che dicevo che abbiamo assaggiato per le recensioni dei vari ristoranti e vi faccio notare subito il dettaglio. Guardate, sono Fruit of the Loom originali, ma sono anche personalizzate all'interno, non solo con un tipo di maglietta, perché potete scegliere fra ben 5-6 varianti, ma anche proprio con la marca del brand e tutte le istruzioni per il lavaggio. Sono veramente ben fatte, il cotone è bello spesso. Qui vi faccio vedere quella con il nostro manifesto, eccola qua, per poi spostarci quella del podcast Bytes Idea FM. Ditemi nei commenti se vi piace questi loghi e cosa ne pensate. E per ultima, la più bella, quella con il nostro logo. Ora chiedo scusa ma l'illuminazione oggi non è fantastica, mi si è rotta anche la lampada, quindi le potete vedere, ve l'ho fatte vedere indossate, sono tutte quante XL, non calzano tantissimo, quindi secondo me veramente la taglia giusta, dovete fare una taglia in più rispetto a quella che portate di solito, ed essendo Fruit of the Loom con il lavaggio non si dovrebbero veramente restringe. Ah, un'altra particolarità che non vi ho fatto vedere, guardate, la stampa è leggera, non è di quelle pesanti, di quelle che vi incolla soprattutto l'estate, che sudate il doppio perché è veramente plasticosa, quindi sono veramente ben fatte, le promuovo. Bene, allora logicamente ho fatto il video sulle magliette, ma mi sono reso conto che è troppo corto, troppo breve. Allora con l'occasione ho indossato questa qui, assaggiato, e andiamo a vedere in questa busta, perché i miei amici Marta e Anthony sono appena tornati dal viaggio di nozze in Giappone e mi hanno portato un sacco di schifezze da assaggiare e quindi per una volta sono costretto ad assaggiarle con voi, senza mio fratello che purtroppo non c'è, ma è veramente una valanga di roba. Guardate, c'è Kit Kat, vari snack, cose più o meno porcellose e quindi ho detto, beh, perché non provarli con voi. E abbiamo anche le bacchette,
quindi potrei andare a pescarle direttamente con le bacchette. Quindi bene, ho deciso di unire le magliette con un video assaggio che faremo per l'appunto insieme in questo momento. Che dire, iniziamo. Bene, allora, sono molto contento perché come al solito ho deciso di partire a fare un video e fuori stanno lavando le strade o stanno facendo l'inverosimile, quindi diciamo che scusate se sentite troppi rumori di fondo, ma non posso accendere l'aria condizionata perché oggi veramente si muore. Allora, io inizierei ad assaggiare questi qua. Questo qui è un Kit Kat, guardate, alle bacche rosse. Lo andiamo subito ad aprire e lo proviamo così. Buono. Anzi no, perdonate, dovrebbe essere mandorle e fagioli rossi. Niente, buono. Un Kit Kat dal gusto diverso. Poi andiamo ad aprire questo. Vediamo se la fotocamera riesce a mettere a fuoco. Ecco qui. Guardate, un Kit Kat. Altro gusto. Andiamolo a provare. Così, tutto a secco oggi, niente bevande. Wow! Guardate che carino questo mini snack, questo colore. Questo sa di patata. Anzi no, direi più di barbabietola da zucchero. Non è male. È un misto tra un dolce e un salato, quindi un po' una via di mezzo. Non so se mi piace o no. Questo è, vabbè, è il Kit Kat, deve essere all'uva, classica bevanda che va molto in Giappone, le bevande all'uva, le cose con l'uva. Lo andiamo a provare. Ah, è cioccolato bianco, poi. No, questo veramente sa troppo d'uva, non mi piace. No, no, questo lo boccio. Rimane troppo... Sembra quasi di bere una grappa senza la parte alcolica. Ma una grappa di quelle del Lidl, senza offesa, eh. Andiamo a bere quest'altro. Ah, non ve l'ho fatto vedere, scusate. Non so a che gusto sia, però sono molto buoni. E devo dire, mi piace questa varietà di Kit Kat. Allora, alla vista si presenta a color un po' verde militare, al gusto è un tè, sembra un foglio di tè, se lo con tè veramente particolare, cioè sembra di bere cioccolata, tè cioccolata. Direi meglio, dai, né buonissimo né schifissimo, una via di mezzo. Ah, scusate, no, questo è quello con quei fagioli rossi, col classico dolcino. Beh, questo lo voglio proprio provare. Questo è un po' sciolto, un po' troppo morbido. Guardate, quindi lo mangio così. Non è male. Non c'è questo, dal colore. Direi che è al matcha. Direi proprio di sì. Guardate, è anche verde. Sì. È il più buono di tutti. Mentre andiamo a via questo qua, che sono degli snack salati, delle noccioline o dei fagiolini, boh, non so. Vedete se la fotocamera riesce a inquadrare. Sono veramente particolari. Ciao. No, sono al wasabi e sono buonissime. Grazie Marta Anthony, questi sono veramente epici. Però buoni.
Ecco, questo è lo snack da importare. E vi capiamo queste noccioline, questo mais al wasabi. È veramente spettacolare. Arriva al piccante. Buono. Tutte queste sono, vabbè, salatini. E ne abbiamo anche questi, ma quelli al wasabi, ragazzi, mi stanno veramente a faccia. Porca miseria. Lo sparci un po' in giro comunque per casa. Vabbè. Buono. Buono anche questi. Sono salati. Non si riesce a vedere. Eccoli qua. Sono veramente buoni. Allora. Ora mi fermo perché quando si fa il video li mangio. E per finire un sale particolare, che non lo apro essendo sale, però secondo me sarà ottimo sia sul pesce che sulla carne che sulle uova, sul fritto. Veramente questi snack salati non fritti sono fenomenali. E poi vabbè, le bacchette che già vi ho fatto vedere. Quindi ragazzi, ricapitolando, se andate in Giappone provate queste schifezze e soprattutto riportatemi. Io ringrazio Marta Anthony e vi voglio ricordare di andare a vedere le magliette. La cosa bella della Tise App, l'applicazione, che non solo vi potete fare le vostre magliette utilizzando le foto che avete sul cellulare, quindi direttamente dal cellulare, sia dall'ordine che tutto quanto, ma potete trasformarle addirittura in felpe, canottiere e cover per i cellulari. Il tutto attraverso ovviamente due tap in un'applicazione. E scusate se mangio, ma è veramente buono. Ciao e alla prossima. Sì, però adesso devo dire che devo andare a bere perché sono piccanti, sennò mi rimane tutto qua.